Bene, io ormai ho parecchi anni dietro le spalle come esperienza di polizia, ovviamente. Sono entrato in amministrazione nell'89 e dopo aver frequentato il corso sono stato assegnato alla Polizia Ferroviaria di Bologna, dove ho passato molti anni, circa 15 anni. Durante questo periodo, tuttavia, ho anche avuto un'esperienza di qualche anno all'estero in missione di peacekeeping e ho passato 2 anni in particolare in Bosnia-Erzegovina. Nel 2008 sono stato promosso e quindi sono diventato primo dirigente e in quel momento sono stato assegnato alla questura di Bolzano. La questura di Bolzano, dove ho ricoperto l'incarico di dirigente della polizia amministrativa prima e dirigente della divisione anticrimine. Sono rimasto a Bolzano per circa 1 anno e dopodiché sono riuscito ad avvicinarmi a quella che è la mia, diciamo, sede natale, che è Bologna, e sono stato mandato a Modena. A Modena sono rimasto quasi 4 anni e ho svolto le funzioni di dirigente della divisione anticrimine. Oltre che logicamente essere il funzionario delegato alla gestione dell'ordine pubblico. Quindi è stato un impegno piuttosto intenso, anche perché a Modena ci sono 2 squadre di calcio che militano in Serie B, quindi ecco, sotto questo aspetto credo di aver maturato una buona esperienza. Anche molto interessante è stata l'esperienza modenese per quanto riguarda il discorso dell'anticrimine. Io sono, diciamo, che ho assunto l'incarico di dirigente della divisione anticrimine proprio nel momento in cui entrava in vigore la legge sullo stalking, e quindi è stata un'esperienza anche molto interessante da questo punto di vista e positiva sotto il profilo della collaborazione con le istituzioni locali, perché appunto a Modena c'era un ambiente estremamente sensibile a questo tipo di problemi. Ecco, questo grosso modo in estrema sintesi è stata la mia attività precedente, prima di assumersi questo incarico, di cui sono molto contento, logicamente, perché per me rappresenta uno sviluppo in termini di carriera che spero di onorare nel migliore dei modi e quindi anche di confrontarmi con una realtà che ritengo, adesso sono solo pochi giorni, passabilmente diversa rispetto a quelle che ho affrontato finora.